Oggi analizziamo in particolare quando c'è troppa acqua, quindi stiamo parlando di eventi estremi, stiamo parlando di alluvioni, frane, allagamenti. E quello che occorre è una concertazione, una sinfonia di soggetti che remino tutti nella stessa direzione, perché non abbiamo altra scelta che adottare soluzioni win-win, vincenti per tutti. Quindi dare spazio alla natura, adottare soluzioni basate sulla natura, cercare di veramente mettersi in sintonia con il respiro della natura. I consorzi di bonifica non potevano assolutamente mancare a questo appuntamento, del resto la legge 79 istituita dalla Regione Toscana, che appunto ha visto l'istituzione dei 6 consorzi di bonifica ben 10 anni fa, è stata oggi una legge strategica, perché ha permesso, anche grazie al contributo di bonifica, di effettuare una manutenzione ordinaria del reticolo di gestione importante ogni anno su tutto il territorio toscano, e oggi questo lo possiamo percepire in maniera tangibile, in maniera concreta. Ovviamente per rendere i nostri territori resilienti davvero a questi nuovi effetti dei cambiamenti climatici occorre anche una strategia condivisa con l'autorità di bacino e con la regione per nuove opere strategiche nel territorio, ed è importante anche ripensare il modo di intervenire nei territori con un'ottica più ambientale, quindi dando un valore all'ambiente in cui andiamo ad operare. Secondo me la grande sfida è la conciliazione fra la fruizione del territorio a 360 gradi con la consapevolezza degli eventuali rischi che un determinato effetto meteorologico può portare, con anche però la consapevolezza, diciamo, della impossibilità di immobilizzare un territorio in alcune aree e della necessità di fare investimenti importanti dove serve, perché solo dopo aver fatto opere importanti dove servono, sottolineo, si può gestire il rischio in modo residuo. Attenzione a non confondere i due piani. Se non si trattiene l'acqua a Monte di Firenze, Firenze continua ad essere un problema, quindi non a caso ci sono opere in corso che servono proprio a questo.